Buonasera a tutti e a tutte e benvenuti a questo incontro della sessione primaverile del secondo ciclo di seminari Conversazioni di Storia sui libri di storia, organizzato in collaborazione tra la rivista Progressus, rivista di storia, scrittura e società e Laboratoire BUC dell'Università Grenoble-Alpes. Ringrazio la professoressa Ilaria Taddei, direttrice del Laboratoire BUC e la direzione della rivista per aver riconfermato il sostegno e la fiducia al progetto. Passo a presentare gli ospiti che questa sera parteciperanno alla tavola rotonda sui temi di ricerca del volontariato in armi e della militanza politica armata intorno ai due volumi Storie di fuoco, patrioti, militanti, terroristi, edito Il Mulino, e Anarchismo e volontariato in armi, biografie e traiettorie di combattenti transnazionali, edito Viella. Paolo Macrì, autore del volume Storie di fuoco, patrioti, militanti e terroristi e professore emerito di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II. I suoi interessi di ricerca si sono rivolti alla storia economica e sociale nella tarda età moderna e in età contemporanea e alla storia, alla storia sociale e alla storia politica nelle sue analisi dei fenomeni di discontinuità istituzionale nel quadro della storia europea del XX secolo. Ha lavorato inoltre sui metodi e le interpretazioni della storiografia del secondo Novecento. Dal 1997 ha collaborato assiduamente alle pagine politiche e culturali del Corriere della Sera e del Corriere del Mezzogiorno, del Riformista e del Mattino. Enrico Acciai, curatore del volume Anarchismo e volontariato in armi, biografie e traiettorie di combattenti transnazionali, è ricercatore in storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata e insegna Global History presso il medesimo Ateneo. I suoi interessi di ricerca si sono rivolti alla storia dell'antifascismo europeo e alla storia dell'anarchismo, che ha analizzato con gli strumenti della storia transnazionale e globale, della storia sociale e della storia dal basso. I discussant che abbiamo già conosciuto in altri incontri sono Angelo Rinaldi, dottorando in studi storici dal Medioevo all'età contemporanea presso l'Università degli Studi di Teramo, con un progetto di ricerca sulle procedure di sorveglianza dei pubblici ufficiali nel Regno delle Due Sicilie, con particolare attenzione al linguaggio di polizia. Vincenzo Gargiulo, dottorando in studi storici dal Medioevo all'età contemporanea presso l'Università degli Studi di Teramo, in cotutela con l'Università di Tolosa, con una tesi dal titolo Quale cittadinanza urbana? La Guardia Nazionale nel Regno delle Due Sicilie nel 1848. Mario Cosenza, assegnista di ricerca presso la Scuola Superiore Meridionale di Napoli, con un progetto dal titolo La dissimulazione onesta dall'anonimato sovversivo, dalla dissimulazione onesta all'anonimato sovversivo, su intellettuali, libri e idee nell'età moderna italo-francese. Si occupa di filosofia e intellettuali a cavallo tra Settecento e Rivoluzione, lavora inoltre intorno alle tematiche del politico e in particolare adesso su Carl Schmitt. Con un po' di imbarazzo in questo momento, mancando stasera Massimiliano Pinna, mi tocca presentarmi da sola, quindi Elisabetta Sellaroli, dottoranda in Etudes Italiennes presso l'Università Grenoble-Alpes, Laboratoire BUC, in cotutela con l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con una tesi dal titolo La lutte antiterroriste italienne, une histoire politique et sociale. Presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II ricopro anche il ruolo di cultrice della materia in storia dell'Italia contemporanea e sono collaboratrice editoriale della rivista Progressus. Prima di passare la parola ad Angelo Rinaldi, vorrei ringraziare nuovamente i professori per aver accettato il mio invito. Questo secondo ciclo di seminari è stato infatti organizzato come occasione di discussione e ragionamento collettivo sulla metodologia della ricerca, su temi di studio comuni. I due volumi sono appunto due libri molto diversi per metodo e anche per pubblico a cui sono destinati, ma affrontano temi comuni sui quali si muoverà la discussione di stasera. Quindi passo la parola ad Angelo e grazie di nuovo per aver accettato questo invito. Allora, buonasera a tutti e tutte, grazie a Elisabetta per questo spazio e per tutto il lavoro organizzativo che c'è dietro, grazie ai colleghi e ai docenti che sono qui. Con Enrico Acciai abbiamo avuto modo di fare già un bellissimo dibattito molto stimolante, e il professor Macri
insomma, utilizzando termini un po' informali, è sicuramente considerabile un pezzo rilevante di bibliografia, quindi incontrare la propria bibliografia è sempre un po' emozionante. E mi si scuserà per l'emozione, metto le mani avanti, così creiamo un clima un po' più colloquiale. Allora, questi due volumi sono, allora, per chi, insomma, Anarchismo e volontariato in armi, che in realtà è sostanzialmente un volume collettaneo per il cui il professore Acciai ha curato un saggio che ha anche, insomma, una sua, sicuramente dirò qualcosa di improprio, però una sua cornice teorica, un suo spazio, insomma, anche di indirizzo all'interno della raccolta, oltre che la curatela, se non vado errato, ovviamente sì. Il libro del professor Macri, Storie di fuoco, si tratta in entrambi i casi di volumi che utilizzano le biografie di questi sostanzialmente volontari in armi per raccontarci aspetti tra loro molto diversi, con un metodo veramente bello della diretta, e con un metodo che è veramente stimolante, insomma, mettere a confronto, secondo me. Allora, il libro del professor Acciai è sicuramente un volume, tra virgolette, insomma, così, ecco, molto con un'impostazione estremamente rigorosa, sicuramente ovviamente interessante, però un volume che va, diciamo, dritto ai nodi scientifici e si rivolge sicuramente a un pubblico molto formato e molto interessato. Fa parte di un percorso di ricerca molto lungo e con insomma, un confronto molto serrato anche con la bibliografia e con ricerca a livello internazionale. Il volume del professor Macri propone diciamo, sullo stesso argomento, che questo è stato l'elemento interessante all'origine di questa richiesta di confronto, quindi sempre utilizzando le biografie, non ricostruisce uno spazio politico, come invece fa il professor Acciai, ma tenta di ricostruire la dimensione, potremmo dire, anche qui sarà sicuramente una delle espressioni improprie, culturale, psicologico, no? C'è questa fissazione di definire sempre che cos'è storia culturale, ecco, forse l'aspetto migliore è quando non c'è bisogno di dirlo. In questo senso le biografie vengono utilizzate diversamente, il volume del professor Acciai utilizza soprattutto come fonti giornali, proclami, relazioni di polizia, corrispondenza, diari, una mole molto interessante di fonti. Il volume del professor Macri, che insomma si precisa essere una Covid research, quindi una ricerca che ha avuto anche molte difficoltà a confrontarsi direttamente con le fonti, utilizza soprattutto carteggi, memorie e diari. E questo perché il professor Macri propone una lettura della dimensione anche, se vogliamo, tra virgolette, interiore, individuale, del confronto con la pratica della militanza del volontariato in armi, mentre il professor Acciai propone la ricostruzione, insomma, con un grande talento, devo dire, di uno spazio politico, quello del garibaldinismo e del suo approdo poi allo spazio dell'anarchismo in armi. Ora, sicuramente ho già sforato i tempi, però volevo aggiungere sicuramente alcuni dei tanti elementi che ho segnato. Le scelte individuali sono una questione diversa rispetto alle biografie. Il professor Acciai lavora, ad esempio, inseguendo le figure, i modelli, la riproposizione, la reinterpretazione. Il volume del professor Macri invece va a interrogare le ragioni personali, molto spesso difficilmente comprensibili. Professor Macri a un certo punto, non ricordo precisamente, poi se sbaglio mi preciserà, ma lo rivendica, dice la complessità e la difficoltà delle scelte individuali
non segue semplicemente un indirizzo pragmatico, un'utilità, un fine immediato, ma molto spesso va a cercare soluzioni che ci sembrerebbero diverse e sono scelte profondamente radicate nella concezione del mondo di questi volontari in armi che fanno questa scelta così radicale. E bisogna dire che sicuramente anche l'impostazione, come anticipava Elisabetta, dei due volumi, il pubblico a cui si riferiscono, il volume del professor Macri è un volume snello, se vogliamo, pensato per un pubblico molto vasto, insomma, più anche meno specialistico. Il volume del professor Acciai è un volume, da questo punto di vista, se vogliamo, tra virgolette, più tradizionale, ma molto solido e centrato su una serie di questioni sui quali porta un contributo molto significativo alla ricerca. L'ultimo elemento, l'ultima curiosità, e poi passo solo a dare qualche spunto, sono le tante biografie che vengono ovviamente utilizzate in questo volume. Sarebbe impossibile dire anche solo una parola su quelle rilevanti, chiaramente. A me hanno colpito, per ragioni forse anche biografiche, Wittgenstein, che si scrive con i suoi corrispondenti, Bloch, vabbè, una figura estremamente nota, anche Orwell, che ne esce molto più approfondito, forse un po' meno figurina rispetto a solite trattazioni che ne vengono fatte. Nel saggio del professor Acciai, invece, io gliel'ho già detto una volta, il Amilcare Cipriani, insomma, fuori lo schermo e meriterebbe quasi una serie TV. Queste biografie, per l'appunto, rispondono a una lettura diversa. Amilcare Cipriani è l'esempio di un garibaldino che nel rapporto con tutto ciò che si muove tra il Mediterraneo e l'Europa vede quest'area politica trasformarsi e il professor Acciai propone una serie di chiavi di lettura sulla scorta anche del lavoro di Nira Rielli, cita, se non sbaglio, anche il lavoro di Lucy Rajah, di Eva Cecchinato, di Benigno. Invece le biografie che utilizza Macri ci propongono un elemento fondamentale, quello che Macri poi chiama un fatto personale, sembra quasi una questione personale, privata, per ricordare un altro bellissimo libro che secondo me, insomma, in un qualche modo sta nel sottotesto di questo volume. E ci propongono una prassiologia, vogliamo dire così, quindi una ricerca dell'azione che va a mettere in gioco la dimensione stretta, profonda dell'individuo e quindi anche il rischio di queste vite messe in gioco. Ecco, rispetto a questi due volumi e al confronto che se ne può fare rispetto al metodo, sicuramente una domanda per il professor Acciai è fondamentalmente come questo spazio politico, familiare, generazionale, transgenerazionale, che viene messo in luce, parlo ovviamente del garibaldinismo a cui si fa riferimento nel primo saggio del volume, chiaramente. Come si intreccia la dimensione militare, la pratica militare, l'uso politico della violenza e il rapporto con questo spazio pubblico? Il professore a un certo punto fa un passaggio molto bello sull'integrazione di questi combattenti quando tornano, e che è ad esempio un aspetto molto diverso da quelli che mette in luce Macri. E concludo subito, subito, so di aver già sforato tantissimo. La domanda forse più interessante in questo senso è, io ho notato, qui ovviamente un mio parere personale, del quale nessuno può sentirsi messo in discussione, chiaramente, ho notato una differenza di dimensione, di metodo, forse anche di passione, nel capitolo sulla lotta armata in Italia del volume del professor Macri. E volevo chiederle se di fronte a questo argomento il metodo
utilizzato per gli altri capitoli, non è sembrato entrare un po' in sofferenza. La mia impressione è che, appunto, forse un approccio così diverso, così anche interessante, faccia molta fatica a fare, ad esempio, invece il lavoro che ha fatto per certi versi il professor Acciai, cioè descrivere delle aree politiche molto complesse. Spero di non essere stato troppo disordinato e troppo lungo e passo la parola a chi viene dopo di me. Vi ringrazio ovviamente per l'attenzione. Vincenzo. Allora, beh, in primo luogo ringrazio tutti gli astanti della loro presenza, i nostri ospiti in primo luogo, e la nostra ospite Elisabetta, alla quale ricordo per amore del cielo che la mia tesi di dottorato è la cittadinanza armata, se no sarebbe una guardia nazionale, un po' imbarazzante, ma così simpaticamente. E vorrei in realtà prendere un po' le redini del discorso dalle ultime considerazioni che Angelo stava offrendo, cioè la problematica degli spazi politici. Però quella che vorrebbe essere la mia questione non è tanto la descrizione dello spazio politico in quanto tale nel contesto della lotta e della militanza armata, però per quello che concerne invece un suo aspetto più specificamente culturale, per quello che concerne il suo aspetto più specificamente culturale, la problematica secondo la quale uno spazio politico si trovi più o meno in linea con quelli che sono gli spazi, ecco, concessigli dal suo contesto. E qui, per esempio, parto con un aneddoto che spero sia esplicativo. Leggendo il libro del professor Macri, ho trovato molto interessante il capitolo sul volontarismo della Prima Guerra Mondiale, dove si tracciava questo solco, insomma, che divideva un po' i disillusi, gli entusiasti e la grande massa degli indifferenti, che ricorda, insomma, un po' quel famoso adagio di cui il coautore ora mi sfugge, francamente, che diceva: nella Prima Guerra Mondiale in trincea il 10% erano eroi, il 10% dei codardi, e l'80% seguiva uno delle due parti. Ma non è, insomma, non sono eroi e codardi quello che mi hanno colpito, quanto piuttosto una differenza proprio nell'approccio che questi combattenti, mi riferisco in particolare ai combattenti legati al movimento irredentista, vivono rispetto a quello che è il quadro dell'ufficialità, quindi il quadro istituzionale dell'esercito che li ha accolti e che li ha resi esempio, e invece il quadro di un combattentismo, ecco, non politicamente motivato, quale insomma quello il grande panorama dei combattenti di leva, il grande panorama del popolo chiamato alle armi per una guerra, insomma, che probabilmente quasi tutti non volevano star combattendo, insomma, tracciando quindi questo distacco tra una cultura politica che si inserisce, che si, mi verrebbe da dire, ecco, usando un'espressione inglese, is nestling, cioè crea un nido all'interno di quella che è la cultura ufficiale e la necessità della cultura ufficiale di quel momento, rispetto invece a una percezione, a una cultura, ecco, dal basso, condivisa nel combattentismo, ecco, nel corpo dei combattenti, che invece non ha, insomma, non ha chiaramente lo stesso segno. Ed è interessante, questo secondo me è interessante, perché poi quando parliamo, ecco, e questo di entrambi i volumi, ma mi ricollego a quanto scritto dal professor Acciai, invece d'altro canto abbiamo delle culture politiche che arrivano a prendere le armi proprio perché marginali, di rottura con i loro contesti. E qui, per esempio, facendo anche un riferimento all'altro sforzo, insomma, bibliografico recente del professor Acciai, edito in inglese da Routledge, che è Garibaldi Radical Legacy, dove in un certo senso si possono vedere marcati sviluppi di quello che il professor Acciai proponeva in questo saggio, nel volume di cui abbiamo portato la presentazione. Invece lì si tratta non solo di una cultura di rottura, ma di una cultura che si trova in posizione di rottura per certi versi, perché, ecco, come ci
come ci hanno raccontato numerosissimi studi recenti, il garibaldinismo alla fine ha un andamento parabolico, cioè a momenti di grande accettazione anche alla struttura statale per ragioni di necessità e a momenti in realtà prolungati di diffidenza generale. E in questo senso, poi considerando la proiezione continua dei volumi, è evidente che questo sia un doppio binario che corre sempre, cioè vivere una militanza politica marginale di rottura, o vivere una militanza politica che viva un grado di accettazione nell'istituzione. E questo, diciamo, mi è cagionato dal fatto che, come avevo introdotto poc'anzi, io studiando una cosa, studiando la Guardia Nazionale, vedo, diciamo, davanti ai miei occhi un'istituzione militare dove la militanza è un grosso problema, perché a volte è invocata, a volte è respinta decisamente. E parliamo, insomma, del poco sospetto XIX secolo, insomma, se vogliamo fare una semplificazione, insomma. Ma proprio partendo dal XIX secolo, del resto, questa marginalità, o in generale l'accettazione di determinate case politiche, invece credo che abbia degli elementi di non scarso interesse. Per esempio, faccio un altro caso che, per carità, mi rendo conto in realtà esca un po' dalla traccia che ho steso sinora, però per completezza è un caso che mi interessa particolarmente. Per esempio, anche scendendo in un fattore di cultura non solo politica, ma di cultura politica e religiosa, possiamo vedere che le guerre napoleoniche, per esempio, sono, secondo alcune interpretazioni recenti, una delle grandi chiavi per l'emancipazione dei cattolici nelle isole britanniche. Perché se è vero che c'era la perplessità che la cattolica Irlanda seguisse il dettame di un pontificato oppresso dai francesi, insomma, manovrato dai francesi, non facciamo giudizi di valore, d'altro canto, nelle more, insomma, della guerra napoleonica terminata, è lo stesso Wellington, che un progressista non era, a dire: ok, i cattolici hanno combattuto su quella che è stata, insomma, la traccia della nostra cultura politica nazionale. E dunque, se questo regno deve continuare a essere un Regno Unito, allora essi meritano l'emancipazione. E aprendo e chiudendo con l'Irlanda, perché poi Elisabetta ci ha dato il timor sacro di esondare dai limiti temporali, e in un certo senso è anche interessante quando ci si riferisce a un altro grande caso di militanza religiosa, politica e militare, quale quello che è la rivolta di Pasqua del 1916. Essa si verifichi in uno stato che, da un lato, non è toccato direttamente dal conflitto, perché la partecipazione degli irlandesi alla guerra è una partecipazione volontaria, cioè degli irlandesi che decidono di combattere nell'esercito britannico, ma d'altro canto è un momento di confronto dove si dice: sì, la guerra accelera, è un propellente per questa militanza, oppure no? Perché alla fine, facendo una considerazione, ecco, che anche a che vedere con l'occasione, certo, chi in quell'occasione prende le armi sono quelli che in guerra non ci sono andati. E quindi è insomma, una considerazione interessante, una militanza politica, militanza armata, che approfitta di un conflitto ma esula dallo stesso. E queste, insomma, sono un po' le curiosità che vorrei rivolgere ai due autori. Vi ringrazio e passo la parola a Mario. Sì, mi sentite bene? Ok, mi scuso, prima mi sono disconnesso causa connessione traballante. Allora, ci tengo a ringraziare, diciamo, per l'invito e sono molto molto contento di essere qua. Voglio dare veramente l'intervento di 5 minuti, alcune brevissime considerazioni che mi giungono alla mente su settori che non sono propriamente i miei, quindi lo ringrazio doppiamente per l'invito. Mi sembra che in qualche modo un ragionamento intorno alla militanza, uso il termine volontariamente in senso molto ampio, voglio dire, questi volumi invece ci insegnano le possibili sfumature, non possa che partire dalla presa di coscienza che almeno, diciamo, nell'evo contemporaneo, ecco,
la politica si sia in qualche modo disincarnata. Cioè mi sembra che sia appunto un termine da prendere alla lettera, quello del disincarnamento, della disincarnazione, perché appunto è proprio di carne, di corpi che parliamo, di loro scomparsa come vettori di impegno, così come il professor Macri fa in qualche modo iniziare il suo volume. Mi sembra che appunto noi stiamo vivendo l'epoca che un filosofo come Anno, tra i tanti, può parlare, quella della psicopolitica, nel senso l'epoca dell'esclusione dei corpi dallo spazio pubblico e dello spazio politico. In qualche modo non si riesce quasi a immaginare qualcosa di più lontano dalle storie raccontate, che invece sono storie di impegno, storie di offerta quasi del proprio corpo allo spazio politico. Cioè mi sembra che noi siamo di fronte in qualche modo ad un'epoca nella quale, al contrario dell'epoca della grande militanza, manchi completamente l'apertura mentale della responsabilità che l'agire politico come spazio condiviso inaugura. Mi viene in qualche modo da dire che manca la vita attiva, per citare Hannah Arendt. E questi volumi in qualche modo aiutano a pensare il fatto che per intere epoche invece si è compreso che la vita intera è politica, che l'esistenza dipende da politica, dalla politica, e la disintermediazione ha compiuto in qualche modo una separazione così potente da non generare neanche più solo frustrazione, ma anche addirittura ma negazione della comprensione che possa esistere un impegno. Ed è stato, come dire, molto affascinante vedere le storie di questo libro tra abissi esistenziali. Chiaramente per la mia formazione più filosofica, una figura come Wittgenstein, il suo impegno, scontro con Bertrand Russell, in generale tutto ciò che riguarda la sua ricerca di sé all'interno della trincea, vanagloria, in generale tutto ciò che in qualche modo fa l'animale anthropos, metta bene in luce, come dire, l'aspetto esistenziale di una politica che viene intesa come offerta assoluta, cioè non fare del proprio corpo un'opera d'arte, bensì un'opera politica. E mi è venuto molto in mente, anche diciamo per i miei impegni non neanche tanto tangenti, il modo in cui un pensatore come Carl Schmitt, Elisabetta prima lo ha nominato presentandomi, la ringrazio, che in qualche modo è per una certa riflessione un convitato di pietra di tutta la questione del come ripensare, come riattivare il nomos, così come lui si esprimeva, spazializzato, ordinato ed orientato ai tempi di quello che lui chiama il crollo dello ius publicum europeum. E saprete tutti come, diciamo, la misura in cui Schmitt pensa di situare poi come corollario del suo concetto di politico e di nomos la figura del partigiano. Evidentemente Schmitt in teoria del partigiano pensa a una sua genealogia molto orientata da un punto di vista storiografico, viene invitato a parlare in Spagna, nella Spagna franchista, ed è lì che in qualche modo tende a situare la nascita del partigianesimo moderno. Però il modo in cui Schmitt riflette sulla corporalità, la territorializzazione dell'impegno politico come resistenza a quelli che lui chiama i falsi universalismi, ecco, mi sembra, diciamo, uno spunto che, come dire, mi sembrava potesse arricchire in breve l'incontro, nel senso come anche un pensatore che ad un certo punto della sua vita ha voluto riflettere su quella che gli sembrava una cattiva universalizzazione, ha dovuto fare ricorso a una figura come quella del partigiano, che è colui che non può che legare il proprio impegno ad un territorio concreto, cioè in uno spazio, in una lotta ben situata, in grado di portare avanti un radicamento chiaro, intensivo, un'inimicizia fino anche radicale, ma mai un odio assoluto. E in questo senso il partigiano è l'esponente di una possibilità politica spazializzata che è irregolare, ma che, essendo in un territorio chiaro, concluso, come dire, proprio una spazializzazione chiara, riesce a portare avanti la storia dell'impegno. Cioè, secondo Schmitt, di fatto è l'universalismo che più sfreggia in generale anche nell'attivista rivoluzionario che si fa professionista della rivoluzione universale. Ecco, diciamo, nella lettura di Schmitt, il partigiano che
rinuncia invece ad ancorare la propria lotta ad un territorio chiaro, non può che diventare poi in qualche modo il contraltare di se stesso, farsi burocrate della guerra, un mero esecutore deresponsabilizzato, una sorta di Eichmann, ma con il potere di fuoco. Ecco, diciamo, personalmente lo spunto come del volume, anche in particolare il professor Macri, mi sembra che sia quello di un tentativo di ripensare la spazializzazione concreta della geometria delle passioni politiche in un'epoca di universali sbagliati o disintermediazione assoluta. E chiaramente quella di Schmitt è una risposta tra le tante che non va a sua volta universalizzata, ma diciamo, penso che si possa, sia un autore, come dire, con cui meglio anche comprende questo magnifico volume fatto di storie, sempre di personaggi, alcuni veramente fantastici, tra il cinematografico e l'azione. Grazie. Grazie ad Angelo, Vincenzo e Mario. Dal momento che siamo molto lunghi sui tempi, io sarò anche io abbastanza breve. E vabbè, diciamo che il professor Macri sa che mi sono occupata di studio della lotta politica armata, per quanto appunto riguarda gli anni di cui la domanda di Angelo Rinaldi. E diciamo invece, per quanto riguarda la mia esperienza personale nello studio di questi temi, io ho trovato molto interessanti gli spunti di riflessione proposti da entrambi i volumi e da entrambi gli autori. Ricostruire le esperienze biografiche dei militanti che diciamo dall'anarchismo al volontariato, alla resistenza, alla lotta armata, non limitandosi diciamo alla sola sinistra, volendo semplificare, consente, riprendendo anche il discorso che faceva prima Mario Cosenza, consente di tracciare nel lungo periodo delle persistenze di un sentimento, di una partecipazione attiva alla storia nella storia. E questo tipo di riflessione, quindi, io l'ho trovata oltremodo interessante dal punto di vista metodologico, perché pone un tema di continuità che spesso è stato spezzettato in favore di tante piccole discontinuità. E che magari possono essere soltanto dei rallentamenti nel ritmo della storia, un riflusso civile, nel civile delle masse, dei singoli, che non comporta necessariamente una cesura. È ovvio che ci sono delle differenze ideologiche nelle motivazioni delle singole biografie e in ciò per cui si combatte e per cui si mette a servizio il proprio corpo, ma è interessante, io ho trovato interessante l'analisi del tema generale nel suo complesso, appunto della messa in gioco del proprio corpo, del singolo, in una lotta che si persegue e che non si subisce in qualche modo, come anche un riferimento che faceva anche Vincenzo Gargiulo prima. Sui volontari della Prima Guerra Mondiale. Quindi il tema che vorrei porre ai professori è questo, cioè l'analisi, nell'analisi che si può fare delle continuità e delle discontinuità, come interpretare questo tipo diciamo di continuità in una storia in cui si inseriscono poi i movimenti politici, si inseriscono i partiti politici, si inseriscono quindi le masse
nel lungo periodo. Quindi quali sono i momenti di cesura che trovate in questa continuità tracciata dalle esperienze individuali collettive? Perché secondo me questo è il punto su cui si può ragionare nella questione per esempio la lotta armata in Italia negli anni, diciamo, dal 69 all'84, secondo me sono questi, e su questo punto che si deve ragionare: qual è la continuità effettivamente con il precedente, quali sono effettivamente poi i momenti di cesura. E quindi lascio la parola ai professori, e non so se vuole iniziare prima il professor Macri o il professor Acciai. Prego, prego, prego. Io? Sì, prego. Ok, prego, grazie. Allora, grazie. Io cosa c'ho? 10 minuti, 8 minuti, 5, quanti? In realtà penso che possiate prendervi anche un po' di tempo di noi, assolutamente. Anche. Dunque, intanto grazie in modo non rituale delle cose che sono state dette, delle osservazioni. E insomma, acute, alcune tutte stimolanti, alcune, come dire, a cui è facile rispondere, altre a cui è meno facile. E adesso io c'ho questi due appunti e quindi vado secondo i temi che avete proposto voi. La politica come corpo, come dire, nel mio libro c'è una, come è stato detto, c'è proprio una specie di dichiarazione iniziale, no? Ed è anche una motivazione di questo libro, del perché l'ho fatto. Tra l'altro, non so se lo dico, ma se non lo dico, lo dico adesso. Tra l'altro, questo è un libro che ha a che fare con dei problemi e con delle questioni generali del contemporaneo, insomma, no? Qui si è parlato di disintermediazione, per esempio, di processi proprio attuali, diciamo. E quindi questo libro nasce indubbiamente dalla percezione, dall'osservazione, appunto, no? di un fenomeno singolare, anche se secondo me epocale. E cioè nell'Europa, che è, insomma, il cuore, no, non voglio dire che è il luogo dove si inventa la politica, ma che, insomma, è certamente il luogo dove attraverso i secoli dei secoli, il caso di dire, la politica diventa tensione, diventa conflitto. Diventa spesso guerra, diventa guerra religiosa, eccetera, insomma, tutte le cose che sappiamo. Insomma, in qualche modo la politica non può che essere corpo in Europa, insomma, no? E questo infatti accade, insomma, no? Non può che essere corpo in un luogo dove le teorie della politica, come sappiamo, sono una filiera che ovviamente non si può neppure citare, ma che arriva appunto a chi la politica la definisce la pazzia. Non so se anche qua se questa cosa c'è nel libro o c'è nella mia testa, ma insomma Machiavelli dice la politica è pazzia. Insomma. Quando qua si dice la politica come corpo, si intende la politica come passione politica, insomma, no? Si intende una cosa, appunto, l'avete detto voi, insomma, lontana le mille miglia, insomma, da quello che anche oggi è la pratica della politica, la cosiddetta partecipazione, insomma, no? La cosiddetta partecipazione, che come noto anche proprio sul terreno della partecipazione elettorale, per esempio, come si sa, no? Nelle elezioni europee la metà degli europei non ci va proprio a votare, insomma. Quindi c'è
come c'è veramente, dico, la scomparsa del corpo, c'è la scomparsa della messa in discussione del corpo, lo sappiamo, no? A parte alcuni casi precedenti, più o meno c'è stato negli ultimi decenni, per esempio, l'abbandono del servizio militare obbligatorio, insomma, questa ormai è una prassi, possiamo dire, universale, insomma, no? Aperta e chiusa parentesi, ma proprio la chiudo immediatamente, beh, tutti questi discorsi io ho cominciato a pormeli, come dire, nel pieno della politica senza corpo e addirittura nel pieno di una società senza corpo, perché io questa cosa l'ho scritta durante il lockdown, e questo è un dato di fatto. Io questa cosa l'ho scritta, chiaramente, probabilmente anche influenzato da questa contingenza epocale, come è stata una pandemia a carattere globale, come non se ne vedeva da molti, molti decenni. Quindi questo libro qui è nato proprio all'interno di un vuoto, e insomma, dico, paradossalmente, adesso ne stiamo discutendo, nel momento in cui siamo nel bel mezzo di una guerra. Il che ovviamente ci riporta all'attualità, non è che le guerre nel frattempo sono rimaste nel freezer, lo sappiamo bene, insomma, no? Che di guerre ce ne sono state molte, ma insomma, dico, nel nostro nido, altro cosa che è stata detta, insomma, nel nostro nido, diciamo, selezionato e privilegiato, insomma, dico, lo spendersi nel proprio corpo, nella propria dimensione privata, eccetera, eccetera, sul terreno della politica praticamente non è esistito per molti decenni, perché poi in fondo, diciamo, questa apnea della politica, se ci pensiamo, nasce grosso modo, poi adesso veniamo anche al terrorismo, perché poi l'Italia è un caso particolare, la sto già facendo lunga, in fondo questa apnea della politica nasce, se ci pensiamo, per l'Europa, per noi occidentali europei, nasce nel 45, nasce con la guerra fredda, no? Si sa che la guerra fredda ne abbiamo anche proprio così, i libri ce l'hanno spiegato tante volte, abbiamo demandato una serie di elementi della sovranità per quanto riguarda le relazioni internazionali agli Stati Uniti e all'Unione Sovietica. Questo è accaduto per molti decenni, insomma. Dopo il 1989, per colmo, diciamo, della miopia, c'è chi ha detto: ah, benissimo, adesso è finito tutto, siamo tutti d'accordo, siamo tutti democratici e liberali, eccetera, andremo avanti per sempre, quindi la storia è finita. Ovviamente il giorno dopo sono cominciate i massacri in Jugoslavia, dove venivano trucidati a migliaia Srebrenica e i musulmani, soprattutto queste cose orripilanti che succedevano e che oggi risuccedono. In qualche modo, quindi, c'è stato un po' uno scherzo nel mio piccolissimo, insomma, dico, del destino. Mi sono messo a fare questo libro mentre in fondo l'universo era letteralmente diradato a Napoli, dove vivo, in Italia, ma anche in Cina, ma anche negli Stati Uniti, insomma, New York era improvvisamente, Times Square era deserto, insomma, questa roba da film, insomma, quindi sono in qualche modo questo libro è il prodotto di questa cosa qui. Ovviamente mi è venuto in mente di recuperare questa tradizione, che, ripeto, una tradizione fortemente, tipicamente, mi rendo conto che tutto ciò può avere l'impronta di un fiero ed estremistico eurocentrismo, ma tutto ciò ha un cuore, diciamo, in Europa. Dopodiché, per esempio, una delle cose belle del libro curato da Chai è invece questa dimensione transnazionale, questo uscire anche dai confini del nostro continente. Questa è una cosa molto importante, le cose che sono state fatte anche a Salerno da Carmine Pinto, il libro di Isabella, insomma, c'è tutta una tradizione, insomma, dico, che porta alla rottura dei confini europei, ma insomma, dico, non c'è dubbio che
il cuore, diciamo, pulsante, secondo me rimane questo, l'Europa. Qui si parla appunto di politica come corpo. Politica come corpo significa mettere a disposizione il proprio corpo, che insomma è una cosa che fa pensare ai martiri. Tra le tante storie che, tra le storie che racconto in questo libro, c'è quella che tra l'altro è una delle più note, di Sophie Scholl. Sophie Scholl è questa ventenne, perché Sophie Scholl c'ha 21 anni, credo, quando viene ghigliottinata dalla Germania, da Hitler, dalla Germania, dal più hitleriano dei giudici tedeschi degli anni 30, del periodo nazista. E Sophie Scholl mette a disposizione il proprio corpo. Io perché cito Sophie Scholl? Perché Sophie Scholl è una adolescente, è una lì si segue, insomma, nelle poche pagine che le dedico, si segue la sua scelta. Mette a disposizione il proprio corpo, avendone, non da martire, proprio niente di non c'è neppure il martirologio, può essere, come dire, rielaborato ex post, ma Sophie Scholl è una ragazza che ha un amore per la vita impressionante, devo dire anche toccante, sapendo come va a finire questa storia, no? È una ragazza che passa la vita divorando tutto quello che la vita ti può dare, insomma, no? I libri, la natura, le gite in montagna, le sciate fuori pista, i fiumi, la canoa, la musica, il ballo, ovviamente l'amore. Tutte queste robe qui sono tutte fatte con una grossa consapevolezza di sé. Tra l'altro Sophie Scholl ha anche una dimensione religiosa molto forte, insomma, no? Non ha nessuna intenzione, insomma, no? Di perdersi neanche una briciola della propria vita. Dopodiché la politica sta lì e in qualche modo le impedisce di andare avanti, e lei invece che, appunto, adesso la dico così in modo un po' brutale, invece che fare la zona grigia, mette il collo sotto la ghigliottina di Hitler. Anche qui, senza avere fatto cose particolarmente eclatanti, come sappiamo i ragazzi della Rosa Rossa, ma figuriamoci, distribuiscono a Monaco, in qualche città vicina, un pochino di volantini, una scemenza qualunque, insomma, una cosa piccolissima, insomma, no? Ma sanno perfettamente che stanno rischiando l'osso del collo, che infatti perderanno. Insomma. Per dire appunto che, insomma, dico, la politica come passione politica, mettere in discussione il corpo, non è una cosa, ma lo stesso Wittgenstein che avete citato, insomma, no, che probabilmente sarebbe stato più cauto di Sophie Scholl all'atto pratico, non lo so, però anche lui, insomma, dico, è uno che mentre sta componendo uno dei capolavori della filosofia occidentale contemporanea, sapendo perché se c'è una cosa che Wittgenstein sa è di essere un genio, sapendo questo, ha un problema che non può che tradurre in azione politica. Il problema è quello del suo rapporto con gli uomini, che lo odiano e che lui odia, insomma, no? E come cerco di dire in queste pagine, insomma, non è a dire che l'esperienza della guerra modifichi molto la situazione, ma insomma, dico, anche qui dico c'è. Dico questo per dire che quando si dice mettere a disposizione il corpo, si dice una cosa che è molto radicale. Da questo punto di vista, sì, anche il discorso che si faceva sul 14-18, anche lì, diamo, cioè gli stupari, cioè, chiaramente non sono gli unici triestini. Ce ne sono molti che vanno, come noto, a combattere nello stato di cui fanno parte, cioè vanno a combattere con Vienna, dalla parte, diciamo, austriaca, insomma, no? Chi fa una scelta del genere sta facendo una scelta, come si dice, esistenziale, insomma. Colpivano
i due fratelli che da Monfalcone arrivano da quelle parti là, stanno appena andando al fronte e vedono la loro città Trieste, insomma, la vedono praticamente, insomma, no? La riconoscono, le strade, la sognano, Gianni sogna di notte che sono arrivati a Trieste, che la mamma li abbraccia, queste cose. Tra l'altro c'è un rapporto fortissimo, io ho messo questa foto dei due con la madre, perché loro hanno un rapporto fortissimo con la madre. Anche qui, insomma, no? Non Gianni, ma Carlo, si tira un colpo di pistola, insomma, no? per non cadere prigioniero degli austriaci quando viene circondato. Insomma. Cioè, esiste, diciamo, una dimensione esistenziale, oppure si usa il corpo. Ecco, queste sono un po' frasi fatte, sono anche frasi retoriche. Io vorrei sottolineare l'estrema concretezza di tutto ciò. Allora, giustamente mi si dice, beh, dopodiché vai a parare a Francesca Mambro e Fioravanti, che sono due ragazzi, perché sono ragazzi anche qui, sono ragazzi praticamente tutti, fuorché Mark Bloch, cioè, un pochino non è più il ragazzo, il Santoro, vabbè, ma sono tutti ragazzi per loro. Allora, come si fa ad andare a parare a questi? Beh, insomma, dico anche lì, diciamo, però, a questi che sì, da una parte c'è il ferrigno Mario Moretti, e lì uno cade nello stereotipo, insomma, no, quello che ha i testi in testa e che va avanti per la sua strada e sembra ignorare tutto ciò che c'è attorno di reale, insomma, sbaglia tutto, insomma, no? Come sbagliarono tutte le BR. Come sbagliò tutto il terrorismo nero, naturalmente. Il terrorismo nero è ancora più, diciamo, proprio surreale, anche qua nel senso letterale del termine, perché non c'ha neanche i testi. Fioravanti dice, ma io non sono mica un fascista. So. E allora dice, beh, ma allora che cosa stiamo facendo? Di cosa stiamo parlando? Insomma, no? Anche lì, diciamo, c'è un problema personale, perché queste sono tutte storie personali. E c'è un problema di contesto, perché voi no, però sta fortuna, ma io sì, me lo ricordo bene, insomma, me la ricordo bene l'Italia degli anni 70, insomma, e diciamo, la grossa, diciamo, violenza che si respirava dove? In Italia? No, non si respirava in Italia, si respirava in alcuni aree, in alcuni pezzi, in alcuni segmenti di questo paese che erano però chiusi, probabilmente che erano chiusi. Allora lì è vero, il metodo entra in sofferenza, questo è verissimo, è un'osservazione acuta, insomma, perché faccio, come dire, devo riconoscere che è così, ma il metodo entra in sofferenza per certi versi, per altri. E anche lì, diciamo, come dire, anzi, tanto più in una situazione dove non c'è il contesto che ti spinge, perché tutto sommato Jung, insomma, è spinto da un contesto, insomma. E così. Dopodiché non tutti fanno i volontari, sia ben chiaro, quindi Jung è sempre Jung, però là si può dire che è spinto da un contesto. E chi spinge, insomma, Fioravanti o la Mambro, insomma? C'è appunto un problema partecipazione politica. Probabilmente la Mambro 30 anni dopo avrebbe fatto volontariato e forse non avrebbe preso 8 ergastoli come prende, mica uno, 8. E forse anche Fioravanti, non lo so. Fioravanti sarebbe andato in America a fare come voleva fare l'americano. Invece in qualche modo vengono risucchiati da un contesto locale, anzi romano, neppure italiano. Molto romano, vengono risucchiati in questo contesto e lì
fanno cose che sembrano e sono, diciamo così, irrazionali, assurde, insomma, no? Una scia di sangue, letteralmente, insomma. Una scia di sangue che anche qua, diciamo, è il mettere il proprio corpo, come dire, decidere di rompere un diaframma tra sfera privata e sfera pubblica, mischiare queste due cose e trovarsi a pagare tutto quello che c'è da pagare. Insomma. Alla fine dei conti questi qua ne escono, si dirà, perché in fondo sono vivi e vegeti. Sì, ma insomma, hanno rovinato totalmente le loro vite, se la vogliamo giudicare con un metodo, diciamo, con un metro borghese. Si sono fatti una ventina d'anni cada uno, insomma, che non è che siano proprio, proprio pochi. Insomma, da quel punto, da questo punto di vista, anche i due ultimi, mi è stato già chiesto, ma che c'entrano questi? Beh, c'entrano perché è come dire, un modo un po' grottesco, se vogliamo, ma in fondo è la stessa cosa, insomma, in fondo è sempre, diciamo, l'assunzione di una dimensione di politica estrema, perché su questo non ci devono essere dubbi, insomma, sono estremi tutti, sia i buoni che i cattivi, insomma, è estremo perfino Mark Bloch, insomma, no? che insomma, che c'ha un'età, c'ha una pletora di figli, eccetera, eccetera, ha già fatto due guerre, non una. Dopodiché prova ad andare negli Stati Uniti d'America, come dico, non riesce ad andarci, e fa una cosa che sa anche lui che andrà a finire male, insomma, a Lione, proprio nel cuore del cuore, insomma, del pericolo. Sta lì il professore. Sì, la sto facendo lunga, adesso lo chiudo. Prima guerra mondiale, sì, appunto, ci sono. Anche qui c'è una cultura politica nazionale che è molto forte, notoriamente. Insomma. Prima io citavo gli stupari, cioè addirittura Trieste la vedono con i loro occhi, cioè la terra da redimere, insomma, no? La terra irredenta. Altri sono molto diversi. Gadda, come sempre, è ridondante di parole, di giudizi, di insopportabili, insomma, Gadda, ed è molto diverso da Gianni Stuparici, che è un figurino, come dire, perfino così, insomma, disegnato, insomma, contratti leggeri, diciamo così, e Junger è lo Stato-Nazione, insomma, no? Junger è lo Stato-Nazione, non è un nazionalista, non è nulla, lo Stato-Nazione, è successa la guerra, benissimo, ci vado, tant'è vero che, come appunto mi si faceva notare, il potere talvolta in Italia, ma non soltanto in Italia, insomma, è diffidente rispetto a tutti questi qua che arrivano volontari, dice, beh, ma adesso questi che cosa vogliono fare? Insomma, è diffidente. Sì, anche, diciamo, Jung fa pensare in qualche modo anche a Schmitt, non so se adesso il nostro amico schmittiano sarà d'accordo oppure no, perché in qualche modo anche Jung è totalmente al di là, diciamo, di una dimensione morale della politica e della sfera pubblica. Anzi, noi che lo leggiamo un pochino ci fa ribrezzo, insomma, no, questo giovane, perché anche Junger ovviamente è un giovane quando sta lì, è un giovane e descrive delle cose di una terrificante crudeltà, diciamo, che poi è l'immagine orribile della trincea del 14-18, con una perfino ostentata, diciamo, ostentata lontananza, e questo ovviamente fa pensare proprio a un messaggio, oltre che a un suo elemento caratteriale. Chiudo perché veramente l'ho fatta lunga. La lotta si persegue e non si subisce, questo è vero, insomma, questo è vero. Le cesure, ma insomma, adesso io non parlo del libro, aperto e chiuso parentesi, mi è interessato molto questo libro curato da Enrico Cecci, sono delle pagine, devo dire, bellissime,
e anche le fonti sono molto belle. Un giorno faremo una piccola competizione, vedere chi ha le fonti più belle, ma insomma, le tue, se possiamo tutti darci le tue, forse sarebbe meglio invece di questo professore che ribadisce il mio essere nella quarta età. Io dico appunto che questo è un libro molto bello e che ha ovviamente la ricchezza di questa, della dimensione transnazionale, e c'ha delle fonti molto belle. Il mio libro, non so se è bello o se è brutto, ma di sicuro le mie fonti sono belle. Di sicuro, voglio dire, e questo appunto vale anche per Acciai, noi abbiamo utilizzato, queste sono tutte le mie fonti, sono parte delle fonti di Acciai, noi abbiamo utilizzato tutta una serie di fonti ad alta dimensione, taratura soggettiva, insomma, no? sono memorie, sono carteggi, sono cose del genere, e poi allora si dovrebbe parlare che cosa significa questo, eccetera, eccetera, ma non c'è il tempo. La cesura. Allora, non dico più niente, cercando di rispondere adesso alla Elisabetta, all'ultimo intervento, io ho voluto fare una chiaramente ho voluto, non ho voluto fare una storia della passione politica, ho in qualche modo messo il naso in una serie di periodi. Ora è chiaro che i periodi indicano delle cesure molto forti, il modo con cui si pone nella grande guerra, si pongono in volontà della grande guerra, e il modo con cui si pongono, diciamo, nella lotta politica i von Salomon, che sono dei, come li vogliamo chiamare, dei giovani assassini, sì, sono anche dei giovani assassini, insomma, no? E già dicendo questo si dice una cosa che non si potrebbe dire per Stuberich, sebbene uccidano quelli e quelli, insomma, no? Voglio dire, ci sono dei contesti che di per sé implicano delle fortissime cesure, come ovvio, insomma, no? È una fortissima cesura il 39-45, cioè questa guerra in cui le popolazioni civili sono così messe in mezzo e massacrate che a un certo punto si arrabbiano, insomma, e nasce la resistenza europea antinazista, antifascista. Poi ci sono pure i partiti, c'è pure la politica, tutto quello che volete, ma lì c'è gente che vuole salvare il focolare domestico, insomma. Non sarà Dagobetti, che c'è il pedigree familiare, eccetera, eccetera, ma Pietro Chiodi, un professore come me, insomma, o Roberto Battaglia, un altro professore come me, insomma, no? I quali fanno delle scelte anche là pazzesche. Insomma, Roberto Battaglia prendersi e si butta come paracadutista oltre la linea gotica. E se io penso, insomma, che un giorno mi potrebbe capitare di dover buttare come paracadutista, ho i miei dubbi, a parte l'età, insomma, ma ho i miei dubbi, insomma, voglio dire, anche lì, diciamo, ci sono c'è sempre questo fuoco, come lo chiamo io, che è un elemento di continuità. Poi ci sono delle cesure molto, molto, molto forti, insomma. Io non penso, ripeto, che ci sia una continuità, perlomeno nelle mie pagine, se non davvero dal punto di vista metodico, cioè di avere scelto, diciamo, una dimensione individuale, che certo è molto debitrice ai contesti, i quali cambiano, i quali registrano cesure, ma in qualche modo ci sono delle continuità perfino metastoriche, insomma, che questi siano tutti giovani significa qualcosa, insomma, che in qualche modo ci sia una perfino violenta, insomma, no, sopraffazione della sfera pubblica da parte di personaggi fortemente attaccati alla loro sfera privata. Anche questo è un elemento, diciamo, che si ripete, il fatto di essere disponibile a un viaggio di cui non si sa il finale. Noi lo vediamo oggi con questa storia dell'Ucraina, ma lo vedevano anche i martiri di Belfiore, che ne sapevano loro, insomma, di come sarebbe andato a finire il Risorgimento. Non ce l'avevano ancora il Risorgimento di Max Smith o di Alberto Banti, non lo sapevano. Insomma. Quindi, voglio dire, parliamo di viaggi che non hanno una,
un finale assodato, beh, questo è un elemento di fortissima continuità. È un elemento di fortissima continuità. Se fate mente locale, vi rendete conto che nessuno praticamente sa dove va a parare. Insomma. E molti, come sappiamo, vanno a parare in una cosa che è un ulteriore elemento di cui bisogna considerare. Tutti questi fanno i conti con la fine della vita. Sono dei giovani, fanno i conti con la fine della vita. Anche questo non è, prima citavo Sophie Scholl, ma non è l'unica, non è un elemento, come dire, un orpello, un elemento marginale. Grazie delle vostre osservazioni, ho risposto in modo confusissimo a tutte e soprattutto l'ho fatta molto, molto lunga, scusatemi. Penso che tocchi a me ora, giusto? Certo. Ok. No, grazie, anch'io mi unisco ai ringraziamenti per l'invito. Prima di iniziare brevemente, cercherò di essere molto breve, così una decina di minuti, rispondo anch'io in maniera abbastanza disomogenea, anche perché molte delle cose che volevo dire le ha dette il collega Mahri, quindi non ci ritorno. Però diciamo oggi, grazie per l'invito, oggi è per noi storici, per noi fiorentini, insomma è una giornata un po' particolare perché questa mattina ci siamo svegliati tutti con questa notizia abbastanza devastante che è venuta a mancare Paul Ginsborg, che poi nel mio caso è proprio, diciamo, è quello che potremmo chiamare il mio maestro, cioè colui con cui ho studiato, con cui mi sono formato e colui che mi diceva sin da studente che fare lo storico voleva dire far parlare le persone e riuscire a far parlare anche non solo i leader politici o i leader sindacali o le persone più conosciute, ma era riuscire a far parlare gli altri. E questo penso sia l'insegnamento più grosso che almeno io personalmente ho provato a portarmi dietro. E ripensandoci poi, perché appunto oggi è una giornata così difficile e particolare, insomma, passata in gran parte al telefono con tanti ex allievi ed ex allieve a parlare di quello che è stato Paul Ginsborg per noi, di quello che è stato Paul Ginsborg per la storiografia italiana, di quello che è stato Paul Ginsborg per la storiografia europea, ripensandoci mi sono reso conto come poi anche il mio interesse per le biografie, per le vite, per questo approccio che guarda la dimensione esistenziale sia in gran parte debitore degli insegnamenti che appunto devo a Paul. Venendo allo specifico, devo dire, sono stato molto, molto contento quando mi avete invitato a questa sorta, questo incontro a più voci su due volumi, perché leggendo il volume Storia di Fuoco mi sono reso conto come ci sia, diciamo, un po' quello che Paolo diceva, diciamo un'attenzione all'utilizzo un po' di fonti che sono spesso simili, no? Far parlare la soggettività, far parlare l'individuo, gli individui, i gruppi guardare molto alla dimensione biografica, perché quando si ha a che fare con chi fa una scelta così radicale come quella di prendere le armi, molto spesso siamo interessati, no, poi al momento, certo, al tratto breve della biografia in cui si fa questa scelta. In realtà Questa scelta va inserita generalmente e necessariamente in una dimensione lunga, perché altrimenti non si capisce. E l'ho capito quando facevo la mia tesi di dottorato sui primi antifascisti italiani che andavano in Spagna a combattere nel 1936, prima a partire, principalmente anarchici e giellisti. Io mi aspettavo che loro, nelle lettere che scrivevano a casa per dire perché sto partendo, insomma, per giustificare, dicessero vado a difendere, ad aiutare il popolo spagnolo, vado a prendere parte alla rivoluzione libertaria. No, guardavano tutti alla propria biografia. Parto perché nel 20 sono stato bastonato, parto perché nel 24 il fascismo mi ha costretto ad abbandonare il mio paese. Quindi anche quella scelta così radicale
per essere compresa, per essere letta e per essere decostruita ed offerta poi al lettore all'interno di un saggio storico, deve essere messa in una dimensione necessariamente di lungo periodo all'interno della biografia. Quindi questo qui, i due volumi, secondo me, rispetto a questo tema, dialogano molto, cioè c'è un'attenzione alla dimensione biografica. Appunto nel volume che ho curato io, proprio che è il frutto della rielaborazione degli atti, non sono gli atti di un convegno, abbiamo fatto un incontro con alcuni amici e colleghi che ci occupiamo un po' di questo, e io ho chiesto a loro: guardate, voi impostate i vostri lavori sulla dimensione biografica, perché è quello che ci deve interessare. Ed effettivamente questo è un dato che secondo me emerge da entrambi i volumi. Allo stesso tempo, entrambi i volumi hanno a che fare e dialogano e provano a sciogliere quello che è un nodo centrale, e che un nodo anche difficile da sciogliere. Cioè, noi siamo abituati in epoca contemporanea, dalla seconda metà dell'Ottocento, che se ci si mobilita in armi lo si fa perché si è costretti o caldamente invitati dal proprio paese a prendere le armi per difendere l'unità del proprio paese, per espandere, penso alle guerre coloniali del fascismo, la dimensione spaziale del proprio paese. Comunque i volontari sono qualcosa invece che rimangono in tutta la storia contemporanea, che non scompaiono e che hanno anche in alcuni casi questa dimensione transnazionale che aumenta ancora la complessità nel leggerli. Sì. Perché non solo magari ci si mobilita volontariamente, penso ai volontari della Prima Guerra Mondiale nel 14 per la propria comunità nazionale, ma anche in quel contesto lì a volte ci si mobilita per altre, come appunto qui il caso degli irredentisti triestini, oppure pensiamo anche ai volontari garibaldini italiani che nel 14 vanno volontari nelle Argonne al seguito dei nipoti di Garibaldi. No? Quindi anche, e questo è un tema che poi appunto si lega strettamente alla contemporaneità, no? Perché anche ora è stato fatto più volte riferimento a quello che succede in Ucraina, però insomma anche qui si stanno registrando e sono registrati dei fenomeni di volontariato transnazionale in armi che ancora non possiamo ben comprendere, non possiamo ben inquadrare, che però ci sono. Quindi secondo me è interessante che ci sia un'inquietudine intellettuale in più ambiti, da più ricercatori rispetto a questo tema che è centrale. Tocco veramente brevemente alcuni degli elementi che sono stati toccati. La dimensione religiosa, secondo me un altro volume che dialoga molto bene con questi due volumi è un volume che ha recentemente pubblicato sempre per Il Mulino una mia collega di dipartimento e amica e direttrice del mio dipartimento, che è Lucia Ceci, che è La fede armata, in cui anche lì lei indaga nel corso di tutto il Novecento come ci sia anche un'attitudine del mondo cattolico a esercitare violenza e a legittimare la violenza, in alcuni casi anche da parte della curia romana. Questo secondo me è un altro elemento. Un elemento su cui volevo un attimo riflettere è anche l'elemento trasversale a livello politico. Io nel corso degli ultimi anni mi sono occupato molto del mondo della sinistra risorgimentale, post-risorgimentale, antifascista, sinistra interventista durante la prima guerra mondiale, il mondo dell'antifascismo. Ora sto lavorando sul,
sul secondo dopoguerra, quindi sugli anni della Guerra Fredda, e guardo sempre a sinistra. Però effettivamente, come nel libro di Macri emerge chiaramente, questa della mobilitazione, diciamo, è davvero un fatto politicamente trasversale che riguarda anche il molto, in molti casi, il mondo della destra. Sarebbe poi interessante iniziare anche a guardare in prospettiva comparata destra-sinistra in alcuni contesti in cui magari si realizzano, no, delle mobilitazioni, della scelta volontarie, delle armi simili, quali sono poi gli elementi di comunanza e gli elementi di discordanza. Che appunto è un riferimento che faccio sempre, però se pensiamo alla lotta di resistenza in Italia, alla lotta antifascista, pensiamo a un romanzo come Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, quando il commissario politico spiega che la violenza che loro, la violenza dei partigiani, non è così tanto diversa della violenza dei fascisti. Certo, c'è una progettualità, un'idea del mondo completamente diversa. Cioè, se vinciamo noi sarà un mondo diverso, se vincono loro sarà la stessa violenza che si ripete, no? Però lo ammette lo stesso commissario politico. Visto da fuori, la violenza che facciamo noi non è tanto diversa dalla violenza che fanno loro, e per cui è questione di un attimo finire dall'altra parte, no? Come fa il compagno appunto di brigata che tradisce e che passa con le camicie nere. Quindi questo elemento molto interessante che c'è nel volume di Storie di Fuoco, no? Questo oscillamento, no? della dimensione politica è molto molto interessante. E rispetto al tema delle continuità, io appunto quella della dimensione lunga è una dimensione a cui io sono molto legato, non tanto anche per questo volume che un po' prova a guardare come anche all'interno del movimento anarchico ci sia sempre stato un ricorso alla scelta volontaria delle armi, che secondo me è uno strumento anche per capire e per sciogliere un nodo tipico del movimento anarchico, no? Che noi associamo la figura degli anarchici con quella del bombarolo, no? Per dirla banalmente. In realtà c'è una consuetudine all'uso delle armi, alla scelta volontaria delle armi, no? Che porta poi anche a capire quella vicenda. Però ora, a prescindere da questo volume, appunto nell'altro volume mio recente è stato citato quello dell'eredità lunga del garibaldinismo più radicale di estrema sinistra, lì riflettevo molto, no, sul tema, in realtà lì su una continuità lunga, però effettivamente ci sono delle cesure, no, come chiedeva giustamente Elisabetta. E quando, mentre faceva la domanda, ripensando al libro di Paolo, mi è venuto chiaro in mente, cioè proprio guardando all'indice, guardando allo spazio che l'autore ha deciso giustamente di dedicare a quelle che sono effettivamente le cesure. E qui la sensazione è che la cesura più grande, più importante, più devastante sia quella della Prima Guerra Mondiale. Perché, diciamo, cioè proprio non si fa un tanto al peso, no? Il peso di un volume, però guardando alle pagine che sono dedicate agli anni della Seconda Guerra Mondiale e immediatamente successivi alla Seconda Guerra Mondiale, quindi diciamo molto banalmente a quel decennio che va dal 14 al 24, quella è una parte sostanziale del volume, in cui qualcosa arriva, cambia, si redeclina e avrà poi dopo naturalmente il suo epilogo tragico negli anni, in un altro decennio, quello va dal 36, scoppia la guerra civile spagnola, alla fine della Seconda Guerra Mondiale. E però quella è davvero una cesura così centrale per la storia non solo del Novecento, ma anche per una storia lunga che parte dall'Ottocento. Sì, no? Sì. E chiudo un ultimo elemento rispetto agli spazi. Si parlava molto di Europa, di eurocentrismo, e effettivamente a volte c'è
si corre il rischio, no, di raccontare, sembrare di raccontare delle storie eccessivamente eurocentriche. Ma devo dire, io negli ultimi 2 anni in cui ho iniziato a guardare anche al mondo post 1945, lì mi rendo conto come, sempre attento a questo mondo, quello della scelta volontaria delle armi, lì davvero ci sia una dimensione più globale. E in particolare io con il mio gruppo di ricerca stiamo guardando al cosiddetto sud globale, America Latina, Africa e Asia. E lì effettivamente ci sono delle pratiche, c'è un pensiamo alle varie lotte di indipendenza, ai vari movimenti rivoluzionari che ci sono nel sud del mondo, appunto, per senza dire niente di particolarmente rivoluzionario, però pensiamo alla lettura, no, che ci fa Vestad nel suo volume sulla storia della guerra fredda dal punto di vista del sud globale, che è una storia effettivamente anche di scelta volontaria delle armi in una dimensione che non è più europea, eurocentrica, ma che ha, diciamo, delle dinamiche molto interessanti anche sud-sud all'interno del sud globale. Ecco, mi chiudo perché il tempo è finito, ma vi ringrazio e mi scuso se non ho toccato tutte le sollecitazioni che sono venute dai nostri 4 discussant, che anzi ringrazio molto per le domande e gli spunti. Grazie mille. Tra l'altro volevo dire un attimo a Desi Crociai, che appunto questa cosa mi fa pensare anche al manuale di guerriglia urbana, che poi viene utilizzato dalle BR e comunque dai movimenti della sinistra extraparlamentare italiana, ed è appunto uno scritto che circola in Sud America, per esempio, quindi c'è questo tipo di compenetrazione. E un'altra cosa che anche volevo dire per quanto riguardava lo studio comparato del terrorismo, diciamo, della militanza armata di destra e di sinistra per quanto riguarda il terrorismo nel mio piccolo, è una cosa che appunto farà parte della mia tesi di dottorato, quindi poi magari quando sarà questo studio fatto per bene ne potremo parlare successivamente. Comunque vi ringrazio. Posso dire una cosa, scusa, proprio una cosa rapidissima, lo so che sono io che ho detto facciamo presto, ma mi prendo un minuto soltanto, no? Perché adesso no, perché Enrico adesso aveva citato Paul Ginsburg, e veramente mi sembra che una parola su Paul vada detta, non la conosciamo tutti, anche io sono stato amico di Paul, era, come sappiamo, tu lo sai, probabilmente meglio di tutti, ma insomma era una persona rigorosa, una persona intellettualmente molto molto stimolante, eccetera eccetera, ed era una persona molto gentile, ed era una persona molto molto gentile, di una gentilezza che non è a dire che proprio sia di una compostezza, che non è che sia proprio si trovi a ogni angolo di strada. Io non posso dimenticare una commissione di prima fascia che facemmo, e in commissione c'era per un caso, oltre a me e a Romanelli, c'erano 3 inglesi, quando mai si era visto una cosa del genere, c'era Littleton, c'era Stuart Wolf e c'era Paul Corner. E quindi ci fu anche un pochino di, insomma, piccola guerra Italia-Inghilterra, insomma, o piccola guerra, una partita di calcio, non so che cosa, ma insomma ci fu qualche diversità di vedute, come c'è sempre, più che legittimamente, in situazioni del genere. Beh, mi ricordo che in queste tensioni che ci furono, Stuart Wolf, chi lo conosceva, ahimè, insomma, era uno sanguigno, talvolta anche un po' ruvido, eccetera, eccetera. Paul lo era, un po' ci faceva, ma insomma, era così. Beh, Paul invece era una persona di una perfino affettata tenuità. Dico affettata perché poi Paul era consapevole e non era certamente un ingenuo. Un'ultimissima cosa volevo riprendere di quella sempre che diceva Enrico Acciai,
sulla trasversalità. Sì, mi ha fatto venire in mente, per esempio, che forse sono io che sono ignorante, ma che non esiste una, per esempio, un'analisi comparata tra diciamo, i ragazzi di Salò e la resistenza. Pure sarebbe la cosa più, anzi, mi è venuto perfino in mente che forse la dovremmo fare, insomma, è divertente, tra virgolette. Insomma, è interessante, insomma, adesso, per esempio, anche riprendendo questo metodo biografico, intrecciare o semplicemente mettere uno vicino all'altro, biografie così, così diverse, certo, finiremmo inevitabilmente anche qua per una dimensione, per sottolineare una dimensione esistenziale, ma adesso mi viene in mente anche Fenoglio, poi in fondo tutti quelli che, come dire, che colgono anche, non dico soltanto, ma anche questa dimensione, finiscono, diciamo la verità, adesso non è che voglio fare pubblicità ad acciaio al sottoscritto, ma finiscono anche per arricchire il tema, perché non c'è dubbio, insomma, che per esempio, che una delle cose belle di Fenoglio è proprio questo intreccio tra la politica e la dimensione esistenziale, no? Se l'abbiamo detto. Ringrazio di nuovo tutti i partecipanti. Grazie mille, professore, grazie ad Angelo, a Vincenzo, ad Enrico Acciaio, ovviamente, e a Mario Cosenza. E quindi buona serata a tutti. Grazie mille, buona serata a tutti. Arrivederci. Grazie. Buona serata.